Buongiorno Daido, ieri c'è stato l'evento annuale Surface Event organizzato da Microsoft per presentare un po' le sue novità, soprattutto lato hardware, e quindi facciamo un po' il punto su cosa è stato presentato. Intanto il Surface Laptop 5, un laptop che parte da $999, a differenza del suo predecessore, il Surface 4, su questo non si potrà scegliere la versione con processore AMD, ma soltanto tra due tipi di CPU Intel, ovvero i5 e i7. È dotato di Thunderbolt 4 e gli schermi sono da 13.5 pollici o da 15 pollici. Poi c'è il Surface Pro 9, che invece è un tablet da 13 pollici, 120 Hz lo schermo, con la tastiera separabile e il supporto alla pennetta, tutte cose che aveva già il suo predecessore. Parte da $999 pure lui e si può scegliere con processore Intel oppure ARM, che però costa di più perché con ARM parte da $1299. Però naturalmente è sulla piattaforma ARM la parte tecnicamente più interessante di questo ibrido tablet-laptop, perché il core è un chip progettato da Qualcomm e Microsoft che si chiama SQ3 e include il supporto alla rete 5G e un processore neurale che sarà utilizzato soprattutto per il blur del background delle videochiamate oppure il green screen virtuale senza gravare sulla CPU. Poi c'è anche il Surface Studio 2 Plus, forse non se lo ricorda nessuno, ma esiste questo Surface Studio, che è un PC desktop all-in-one, tutto nello schermo, uno schermo touch da 28 pollici, e che esce nella versione nuova e migliorata con tre nuove porte Thunderbolt 4, le CPU Intel di undicesima generazione e una GPU Nvidia RTX 3060. Tutto questo interessantissimo affare per la modica cifra di $4299, che in euro saranno pure di più, quindi... Bon. E poi collaborazione con Apple, ci saranno nuove app Apple su Windows, tipo Apple Music, Apple TV Plus, e poi l'integrazione nell'app foto di Windows con iCloud, quindi gli utenti iPhone potranno sincronizzare le foto e vederle direttamente sulle app Windows. È una cosa interessante con l'integrazione Microsoft-Apple, chi l'avrebbe detto solo 10 anni fa? Comunque questa è l'ultima cosa interessante, perché in realtà gli accessori per le conference call con Teams, sinceramente, chi se ne frega, e poi l'app Microsoft Designer che sta dentro 365 integra da lì per generare immagini da prompt di testo, vabbè. No, l'ultima cosa davvero interessante è la data di rilascio ufficiale degli accessori Microsoft Adaptive, che saranno disponibili dal 25 ottobre. Cosa sono i Microsoft Adaptive? Sono una serie di dispositivi di input per persone che hanno difficoltà ad utilizzare mouse e tastiera tradizionali, e sono un mouse adattivo, che si può anche fissare al polso, una serie di bottoni e un hub che può ospitare 4 bottoni e collegare 3 device. La particolarità è che sono device modulari, cioè possono essere uniti insieme per creare i dispositivi di input più adatti alle necessità di ogni persona, e poi sono programmabili via software. Non solo, gli accessori modulari per il mouse e i bottoni si possono anche stampare in 3D, e Microsoft ha già messo a disposizione file per il design e la stampa di questi accessori, cosa che era già avvenuta con il rilascio dell'Adaptive Controller, che è un altro dispositivo pensato per l'accessibilità, stavolta per il gaming su Xbox. E per me è molto figo vedere un'azienda come Microsoft che investe su questa particolare linea di dispositivi e li presenta durante un evento ufficiale così importante come il Surface. Mi piace, pollice di approvazione. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in casa Microsoft, perché parliamo di GitHub, che come sapete Microsoft ha acquisito nel 2018 in un deal che peraltro molti sviluppatori avevano osteggiato, temendo che Microsoft lo usasse come driver per spingere verso l'utilizzo di Azure, che era una tesi sostenuta anche esplicitamente dal CEO di GitLab in un post sul blog successivo all'operazione. C'è un articolo di CNBC che spiega come la strategia sia non tanto quella di spingere i progetti su GitHub a girare su Azure, proponendosi come l'opzione migliore, più facile o più economica, ma di sfruttare sempre di più il cloud di Microsoft per i servizi offerti da GitHub, rendendolo di fatto sempre più dipendente. Scott Guthrie, che è VP di Cloud e Enterprise di Microsoft, ha spiegato in un'intervista proprio a CNBC che, per esempio, GitHub Copilot, il servizio di intelligenza artificiale che suggerisce i completamenti per il codice, gira su Azure. E poi GitHub Actions, che sono i servizi per build e deploy dei progetti, girano su Azure. E quindi, mentre GitHub gira sui propri data center, i nuovi, che peraltro è la strategia adottata anche con le altre acquisizioni, per esempio LinkedIn nel 2019 ha annunciato il piano per migrare sul cloud Microsoft. Mojang, che è lo studio che ha creato Minecraft, spero di non dovervi dire che cos'è Minecraft, nel 2020 ha iniziato a staccarsi da AWS e trasferirsi su Azure. Sono entrambe acquisizioni
grossa acquisizione di Microsoft degli ultimi anni. Insomma, queste mosse interne unite alla crescita sul mercato hanno portato la divisione cloud di Microsoft a crescere molto velocemente quest'anno e insidiare sempre più da vicino quello che è ancora il leader incontrastato del mercato, e cioè Amazon Web Services. E basta, era tutto anche per questa puntatona, spero interessante, ci vediamo al prossimo episodio. Domani probabilmente non ci sarà il buongiornone e il buongiornissimo, ma vi auguro un buon weekend e appuntamento alla prossima settimana. Ciao!